progetto retrospettivo a partire dall'inizio degli anni 80, è una mostra, un libro, la mostra è la presentazione speculare di un libro, è un progetto sull'illuminazione artificiale, la mia idea è quella di raccontare la forma della città contemporanea attraverso l'illuminazione artificiale, cercando di migliorare però con altri 100 milioni. C'è qualcosa in particolare che lei è più legato? La fotografia con l'illuminazione artificiale è una pratica abbastanza complessa e anche abbastanza impegnativa. A volte per realizzarne una si passano ore e ore, ma dico 6-7 ore di notte davanti a un'altra, ad esempio questa qua è una di queste, no? E naturalmente dopo sono tutte, hanno il mio titolo stesso, ma è difficile affezionarsi. E tu sei tanti anni uscito solo questo 200. Sono tutte frutto di un grande lavoro. Un oggetto di una selezione e anche un'operazione di decantamento che è cambiata tutto dal tempo. Come cambiano le nostre città con la luce artificiale? Le nostre città esistono grazie alla luce artificiale e all'illuminazione elettrica. New York senza l'illuminazione, senza l'energia elettrica avrebbe potuto fare un ascensore nel mondo della faccenda. Ma tornando sul tema del festival, la Terra la vediamo dal cielo, dall'universo del cielo di notte grazie all'illuminazione artificiale, comunque non la vedremo. Cambia il fatto che esiste il notte, ma esiste metà del giorno e metà della notte, vediamo due volte grazie all'illuminazione artificiale. No,